no, no. È una camicia bianca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Luca, quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Il primo incontro con De André è stato attraverso mia nonna, che un giorno mi disse: ti faccio sentire una cosa. Ci mettemmo seduti vicino al giradischi e mise questo disco e mi fece sentire il Testamento di Tito. Ci mettemmo là, mi ricordo, seduti così ad ascoltare il Testamento di Tito. Io ascoltai tutto il Testamento di Tito, poi mia nonna uscì un attimo di casa per andare a comprare qualcosa, rientrò e la racconto dal punto di vista di mia nonna, che mi ritrovò sdraiato per terra così, che io l'avrò ascoltata 10 volte di seguito, stavo sdraiato così per terra. Nonna entrò e fece: lo sapevo! Vedevo un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Ho conosciuto Dori prima delle riprese, naturalmente l'ho conosciuta un paio di mesi prima e abbiamo avuto modo di conoscerci, di passare molto tempo insieme, e quindi, anche senza parlare prettamente del progetto, proprio passare giornate insieme a casa sua a Milano, proprio per conoscerci, ho avuto modo di subito di percepire che tipo di persona è. È una donna molto stabile, perché forte non mi piace dire una donna forte, e questo mi ha attratto immediatamente. Padre, onora la madre e onora anche il loro bastone, bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone quando a mio padre si fermò. Punni è semplicemente una donna innamorata che ama profondamente suo marito, suo uomo, e fa di tutto per, come dire, dare un contenimento alla libertà di cui Fabrizio ha bisogno, e più fa così e più sbaglia, perché si distanzia dall'essenza pura di Fabrizio, non riesce veramente a mettersi in contatto profondamente con lui. Salmi di schiavi e dei loro padroni senza finire legati agli alberi, sgozzati come animali senza finire. Principe libero è un film in 2 episodi, diciamo, che ha l'ambizione di raccontare circa 40 anni della storia di Fabrizio De André. L'impostazione che abbiamo scelto è quella di un racconto molto vicino
o il più possibile vicino alla sua educazione, che è la ragione per cui riteniamo che Fabrizio De André sia diventato quello che è stato per tutti noi. Nome di Dio, ma io senza legge rubai in nome mio quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore nella pietà che non cede al rancore. Madre, ho imparato l'amore.